Siamo con Guido Bagatta. Senti Guido, sei di un'eleganza ineccepibile. Arrivi da Pitti Uomo oppure dalla settimana della moda di Milano? Nessuna delle due, l'importante è la pallacanestro, questa è la cosa. Quello che c'è fuori è così, una questione così, c'è uno che ci tiene, però l'importante è far canestro da queste parti. Senti, per quelli della mia generazione sei colui al quale Dio disse va e porta l'NBA in Italia. Direi che prima c'è stato Peterson, poi mi arrivo io, forse con orgoglio, ricordiamo anche Federico Buffa. Siamo stati così toccati da questa fortuna. Per me il segreto è che quella era da bambino la mia passione, è diventato il mio lavoro e continuo a farlo, credo che sia la cosa più bella che uno possa chiedere nella vita. Senti, due battute ti lasciamo. Pesaro una grande location per queste Final Eight, te l'aspettavi? Sì, perché Pesaro è una città di basket, dicevo ai presidenti in questi giorni che è fondamentale fare le Final Eight in una città di basket, senza nulla togliere ad altre situazioni, Firenze, Bari, dove però la pallacanestro è meno radicata. Pesaro ha risposto, al di là delle tifoserie, delle squadre che vengono, nel modo migliore, perché la pallacanestro è nel DNA dei pesaresi e ci sarà sempre indipendentemente dalle fortune della squadra locale, che ovviamente magari scenderà in Lega 2, ma si ritroverà molto presto. La ricandideresti per il 2021? Tutta la vita. Grazie mille. A voi. Grazie. Presidente è andato via.